Bene, siamo arrivati all'ultimo appuntamento della mezza stagione 2017 a Magione per la piazzetta con Stefano Panzeri che ci presenta l'ultima parte della trilogia di Terra Matta di Rabito Vincenzo. L'ultimo racconto è Bella ep epiche, belle epiche. Sì, Ce ne vuoi parlare? Ci vuoi raccontare qualcosa? io ho diviso questo diario in tre parti, cronologicamente, questo è il terzo, quindi copre dal 1943-1968 ed è la parte più piccola, no? Se prima si gioca tutto sul contrasto tra la grande e la piccola storia, in questo caso la piccola storia vince rispetto alla grande storia della prima guerra mondiale nella prima parte e della seconda guerra mondiale, dell'impero nella seconda parte. Qui invece tutto torna in luce, tutto torna come all'inizio del diario, tutto torna nella dinamica del paese, tutto torna nella dinamica della sopravvivenza, in un momento però che ha tantissime ripercussioni con la modernità, smette di essere quella storia che abbiamo studiato e diventa la storia che in qualche modo è ancora possiamo assaporare, no? Di cui abbiamo ancora il retrogusto anche nella quotidianità, nella contemporaneità. E in più io a questa cosa di Terra Matta ho associato la memoria migrante, ho associato l'autobiografia di altre persone e quindi come nel secondo episodio, anche in questo episodio ci sono degli inserti che sono storie che ho raccolto con il progetto Oltreoceano, quindi ho raccolto dei migranti italiani di Oltreoceano, appunto, in Argentina e Uruguay, e quindi prosegue questo filone. Ovviamente anche lì c'è una coerenza cronologica, se si parla di persone che più o meno negli anni di cui parla in questo momento Vincenzo, hanno deciso, anziché di ripartire nel loro paese dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, di partire dal loro paese dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ed è questo, insomma, questo è. Quindi sì, c'è la storia di Brunilde, c'è la storia di Antonietta, c'è la storia di Rita, sono le donne principalmente che raccontano, per questo non che io abbia particolare vocazione per fare i personaggi femminili, però in questo lavoro sul campo si prende quello che ti danno, quindi è vero che il 99,9% delle storie che mi sono arrivate o che mi hanno raccontato direttamente le hanno raccontate le donne, forse perché dentro le donne, anche più fisicamente, hanno una memoria diversa dall'uomo, avevano magari in passato di più rispetto adesso dei ruoli che le legavano a ricordare, no? E mentre l'uomo era più votato al distacco, all'avventura, alla partenza, alla rottura, a buttarsi nel nuovo, le donne erano quelle che poi si portavano dietro la radice. Quindi queste tre donne raccontano la loro storia, in parte la raccontano Vincenzo, in parte non la raccontano Vincenzo ma al pubblico. È un po' più onirico rispetto agli altri, non c'era la possibilità di inserire nella storia di Vincenzo veramente le storie come è accaduto per la seconda parte, perché stando sempre nella provincia di Ragusa non avrebbe potuto incontrare una donna di Bassano del Grappa o una di Città di Castello o una di Aosta, perché Antonietta è di Aosta, e quindi ho deciso di lasciarle separate, semplicemente è un uomo che come se sentisse le voci di queste persone che parlano, ogni tanto interagisce con qualcuno che non c'è e poi prende quelle vesti e racconta quelle parole, insomma. Bene, so che questa è praticamente un'anteprima, perché poi partirai a giorni per andare in Sud America proprio Sì, per. vado a restituire queste storie in Sud America e come ormai è un po' tradizione, prima si prova con il pubblico di qua, che poi non ha niente a che vedere con quello che si troverà là, nemmeno lo spettacolo è esattamente la stessa cosa. Dall'incontro tra questo pubblico e il pubblico di là e quello che io prima ho immaginato, poi lasciare lo spettacolo che si farà qui come produzione vera e propria a partire dalla prossima stagione o dall'estate, se l'estate me lo concederà. Benissimo, grazie e merda, come si suol dire.